piccolo catalogo d'arte su Peter Alley. Di questa banca BSI Italia 1970 dal 1873. Banca BSI, scusate. Banca BSI Italia SPA. Peter Alley a Torino. Fate minchiate che si dicono in questi casi. Peter Alley, pittore, scrittore, docente, scusate, eravamo fuori squadra, docente ed editore, nasce il 26 settembre 1953 a New York in una famiglia di professionisti e intellettuali. Inizia gli studi alla Phillips Academy di Andover. Scusate, alla Phillips Academy di Andover, nel Massachusetts, che frequenta dal 67 al 71. In questo periodo Alley ha aperto l'influenza del testo Interaction of Color del 1963 di Joseph Albers, 1888-1976. Artista del Bauhaus 1919-1933, poi trasferitosi al mitico Black Mountain College, che costituirà un punto di riferimento per tutto il suo lavoro. Dal 1973 ha aperto un periodo di 1 anno e mezzo a Yale, abita a New Orleans, dove viene stimolato dall'atmosfera cosmopolita della città nello stesso anno. Inizia a impiegare materiali reperiti tra i prodotti del circuito commerciale ed entra in contatto e riflette sugli scritti dell'artista Robert Smithson, 1938-73, autore di testi critici e teorici sulle relazioni tra l'opera d'arte e l'ambiente circostante. Nel 75 Alley si laurea in storia dell'arte alla Yale University. Nel 78 riceve un MFA dall'Università di New Orleans ed espone nella sua prima personale al Contemporary Art Center di New Orleans. Nel 78 insegna design all'University of Southwestern Louisiana e da allora continuerà a insegnare saltuariamente durante tutta la sua carriera. Nel 1980 Alley ritorna a New York dove svolge un'intensa attività, esponendo per la prima volta in una personale al PS 122. E scrivendo testi critici e filosofici influenzati dalle teorie di Michel Foucault, scusate, Jean Baudrillard, José Ortega, Guy Gasset e altri. Peter Alley decodifica l'indagine di Foucault sulle strutture geometriche degli edifici mirate a vigilanza ed esercizio del potere e ne scaturisce un quadrato minimalista, monocromo, al centro del quale inserisce un altro quadrato diviso da tre strisce verticali, la finestra con le sbarre, una tra le sue icone più irriconoscibili. Baudrillard postula una società post-industriale dove la merce di scambio primaria è l'informazione e l'immagine conquista la supremazia sui prodotti. Teoria fondamentale del neogeometrico conceptualismo, espressione che denota l'opera di Alley, scusate, di Ashley,
Bickerton, Bickerton, scusate, e Halley, per il quale questi concetti si esprimono tipicamente come spazi chiusi e definiti, interconnessi da condotti, cavi e linee di comunicazione. Questa fase è attratta dai temi pop e dalla dialettica sociale, espressa anche dalla musica New Wave, e la usa come riferimento per la sua arte. All'inizio degli anni Ottanta iniziò a scrivere per Arts Magazine, la raccolta pittorale Collected Essay 1981-87, e pubblicata nell'88. Nell'84 espone alla Galleria International Women Monument dell'East Village. E da questo momento la sua carriera decolla. Nell'86 una mostra di artisti Neo Geo alla Sonnenberg Gallery di New York evidenzia i successi del gruppo. Dall'87 espone nelle più importanti gallerie d'arte negli Stati Uniti e in Europa. Nell'89 una sua mostra viene esposta al Museum House Esther a Krefeld in Germania, e da questo momento che prendono via le opere più colorate. Alla Maison della Culture et della Communication di Saint-Étienne, all'Institute of Contemporary Arts di Londra, verso la fine degli anni Ottanta. Ale diventa più sperimentale nell'impiego del colore. Nel 91-92 una mostra retrospettiva del lavoro di Ale fa il giro d'Europa, spostandosi dal Museo d'Arte Contemporanea di Bordeaux al Museo d'Arte Contemporanea di Losanna, al Museo Nazionale Centro d'Arte Reina Sofia di Madrid e allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Scusate, allo Stedelijk, qualcosa del genere. Stedelijk, Museum di Amsterdam. Nel 92 presenta la sua prima personale in un museo americano al Des Moines Art Center. Nel 96 fonda con altri la rivista Index. Nel 98 espone al Museo of Modern Art di New York, cioè al MoMA in pratica, e al Museum Folkwang di Essen. Nel 97 e nel 2000 esposta alla Galleria Massimo Minini di Brescia e da Sperone a Roma. Nel 2003 da Chiari a Milano. Peter Halley vive e lavora a New York. Alla fine degli anni 90 ha insegnato all'Università di California di Los Angeles. Nel 2002 diventa Director of Graduate Studies di Pittura alla Yale School of Art. L'arte di Peter Halley sviluppa la pittura astratta, differenziandola dai capiscuola anche per l'impiego di colori fluorescenti, dei glow e di materiali, in tarocco sintetico o latex, come citazione del frenetico ambiente fisico della vita urbana, caratterizzato da eccitazione, iperattività e alienazione degli abitanti della metropoli. Linee, riquadri e barre manifestano l'ingerenza della geometria nel quotidiano costretto tra le strutture geometriche di rete viaria, scusate, carte topografiche, uffici, carceri, parcheggi. Un'invadenza che non si limita allo spazio fisico, come scrive Peter Halley in Mountain Speed del 2000. Il mio campo di interesse non è tanto la cultura di massa e i suoi effetti sul pubblico, ma piuttosto la cultura manageriale e intellettuale. Per questo mi occupo di geometria. Scusate, per quanto mi occupi di geometria e organizzazione urbana, sono interessato più che altro alle tecniche che questa cultura, scusate, usa per cercare di controllare e determinare la direzione della cultura. Luca M. Venturi. Qui c'è la stessa storia, ma in inglese.
Garbo Toro, nota sull'opera di Peter Hanna. Cerchi troppe informazioni, autismo, solitudine, movimento, collettività. Insomma, ci vogliono degli anni solo che per leggere questa roba. Facciamo che per adesso la finiamo qui, anche perché siamo già a quasi 10 qui, 11 e 16. Di timing. Alla prossima.